Credo negli esseri umani. Credo negli... E dietro che stanno alieno, sono stanculo. Oggi parliamo... Di che parliamo oggi? Di Run and Fire. RAF è un gioco completamente russo. Non vuol dire che è stato solo creato da un russo, vuol dire che è tutto in russo, le traduzioni non ci sono. Come faccio a capire che cosa sto facendo? Non si capisce niente, ogni personaggio in realtà ha una skill, ma tu non sai come attivare queste skill. Tipo... non lo so. Praticamente tu entri in questo gioco, entri dentro Run and Fire e... ti trovi davanti a tutte scritte russe, ovviamente devi cercare il pulsante rosso per fare play, vabbè. Beh, in un modo culo. In un modo o nell'altro puoi riuscire ad entrare in gioco e insomma vi trovate con quest'arma base che ha un rinculo della Madonna che dovete sparare a questi nemici. Il gameplay di questo gioco comunque non è malaccio, non è fatto malissimo, se solo riuscissimo a capire tutti i comandi, quindi... Non ci capisci un cazzo, oddio, guarda pronta. Io sono russo, ti spiezzo in due, ma stai zitto! I combattimenti non sono molto lunghi, infatti tre colpi, due colpi in testa e l'avversario muore. Lo paragono più o meno a Call of Duty. Infatti certe volte non sai neanche da dove ti sparano, perché non c'è neanche la telecamera che ti fa vedere chi ti ha ucciso e dove sta. È brutto vedere comunque che c'è gente in giro con super mega iper cannoni giganteschi e tu sei con l'arma starter là. Una cosa positiva è che per esempio puoi raccogliere le armi da terra. Puoi anche provare, diciamo, se ci riesci, le armi premium, anche se non saprai mai come comprarle, però vabbè. Tu in gioco tramite F1, F2, F3 puoi cambiare il loadout, puoi prendere il cecchino, puoi prendere il pompa, puoi prendere l'arma d'assalto, però potrai cambiare a ogni respawn. Ma la cosa bella è che ognuno di questi loadout teoricamente avrebbe un'abilità di classe che non sappiamo come attivare. Proprio perché i controlli sono tutti in russo. Quindi ragazzi avete capito bene, avete capito benissimo qual è il problema di questo gioco. Potrebbe essere un gioco simpatico, un gioco carino che potrebbe essere giocato da tante persone. Questo è, vedi, il classico clone di quella cagata di Counter Strike, solo che è un clone futuristico. Poi ci sono un miliardo di altri cloni coreani tipo Blackshot, Combat Arms, tutti sti giochetti, tutti capiscono che ti stai. Point blank! Ma io me ne vado, è possibile! Ostia! In conclusione, ragazzi, ve lo consigliamo questo gioco? Sinceramente io non mi sento di consigliarvelo, anche perché non si capisce nulla. Noi ne abbiamo parlato così molto alla buona, anche perché non siamo neanche noi riusciti a capire molto di questo gioco. Quindi, se volete, provatelo, ma noi non ci sentiamo di consigliarvelo. Non ho capito. No, perché io non lo voglio... Ma la fai finita? Vai a lavorare? Disegni che vengono particolareggiati. Secondo me vengono particolareggiati pure i pandori. Le chiameremo praticamente Root. Parkus! Ice! Parkus!